Ciao ragazzi, oggi vediamo come si ripristina un dispositivo Samsung dai tasti, quindi quando magari si blocca. In questo caso, allora, il cliente in questo caso non si ricorda più la password, so che è di sua proprietà il dispositivo perché gliel'avevo già riparato in passato e quindi mi ha chiesto, visto che non si ricordava più la password, come poteva fare per tornare a poter utilizzare il suo telefono. Io gli ho spiegato che c'è un modo, però bisogna deve capire che perderà tutti i dati, logicamente. Quindi passiamo alla procedura. Ok, un secondo che metto a fuoco. Okay, per ripristinare un dispositivo Samsung dai tasti basta tenere premuto tasto volume in su, tasto centrale home e tasto power contemporaneamente, così. Vedete? Vedete che viene fuori una scritta blu in alto? Installazione aggiornamenti di sistema. Ok, a questo punto sta entrando in modalità remota. Sì, remoto. In modalità recovery, nessun comando. Ok, qua ti chiede: vuoi riavviare il dispositivo? Vuoi applicare? Cosa vuoi fare? Noi lo vogliamo. Whipcake, reboot to bootloader via recovery logs. Whipcake, reboot. Un secondo solo. Whip data, allora bisogna andare su Whip Data Factory Reset con i tasti volume, ci si muove sul menu, schiacciando il tasto accensione vi manderà in questo menu e vi chiederà volete farlo? No, 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 yes, delete all user data, quindi si cancellano tutti i dati del dispositivo. A questo punto si è già ripristinato, possibile? Va bene, velocissimo. Se l'ha già fatto è veramente veloce. A quel punto bisogna riavviarlo dalla prima voce che si trova nel menu a discesa. Questo è un Note 4. Il video l'avevo provato a farlo con un altro Samsung, ma veramente era lunghissimo. Non pensavo che il Note 4 fosse così veloce nella fase di ripristino. E adesso vediamo se il ripristino è andato a buon fine, sicuramente sì, perché funziona così. Per l'interruzione, ma c'è una telefonata. Sta finendo di, come vedete, il telefono sta finendo di installare le sue applicazioni e di installare le sue cose. Ricordatevi che facendo questa operazione il telefono si resetta nuovo, quindi in pratica torna come ai dati di fabbrica, però è l'unico modo per poter entrare quando viene bloccato, se no non è sbloccabile, cosa che non si può assolutamente fare con un dispositivo Apple. iOS ha un codice di protezione che se non avete le password giuste non potete fare, non si può più fare niente, non si può più fare niente. Allora, per sbloccare la SIM, aspetta che me l'aveva dato, scusate. 18. Ok, il telefono è sbloccato. Adesso è funzionale. Lingua italiano. Ok, in questo punto vi troverete nel menu delle impostazioni per il telefono. Va bene, non lo connettiamo a nessuna rete. Vai avanti. Ho compreso e accetto. Sì, avanti.
nome, come si chiama, che non mi ricordo più, Francesca. Francesca. Ok, successivo, cognome. Quello non lo so. Quindi fatto. Avanti. Servizi di localizzazione, ok. Account Samsung, vabbè, no, niente, ignora, poi se lo farà dopo lei, ignora, attiva modalità facile, fine. Il Samsung, il Note, Samsung Note 4 è stato ripristinato con successo. Questa cosa con i tasti si può fare con qualsiasi dispositivo Samsung. Ciao ragazzi, iMania, i-mania.it, il sito delle riparazioni, qualche trucchettino che può sempre tornare utile, e tutorial e tutte quelle cose che vi servono. Ciao ragazzi.